Proprio adesso, ovunque tu sia, stai girando con il nostro pianeta a centinaia di metri al secondo. Ma cosa succederebbe se il nostro pianeta cominciasse a frenare, fino a smettere completamente di girare? Perché sarebbe più difficile per te muoverti? Perché alcune parti della Terra ne trarrebbero davvero beneficio? E perché questo rallentamento potrebbe procurarti il viaggio della tua vita? Questo è cosa succederebbe se la Terra si fermasse gradualmente. La rotazione della Terra attorno al suo asse è il motivo per cui sperimenti il giorno e la notte durante le 24 ore che ci vogliono per fare un giro completo. Solo che il pianeta non gira ovunque allo stesso modo. Al suo equatore, la velocità è di oltre 460 metri al secondo. Più ti avvicini ai poli, più il nostro pianeta gira lentamente. Che sia nord o sud, la velocità di rotazione è quasi zero. Milioni di anni fa, la Terra impiegava solo 22 ore per girare attorno al suo asse. Con ogni secolo in più, i nostri giorni diventano più lunghi di 2 millisecondi. Se questa decelerazione si intensificasse e il pianeta arrivasse a un completo blocco, in un anno potresti doverti abituare a una dose giornaliera di catastrofi. I primi segni che il grande rallentamento è iniziato sarebbero dei radicali cambiamenti nel clima. Questo perché, girando, la Terra fa aumentare l'effetto Coriolis. L'aria nell'emisfero settentrionale viene deviata verso destra, mentre nell'emisfero meridionale è deviata a sinistra. Questo significa anche che l'aria calda si allontana dai poli. Ma se il pianeta rallentasse, i venti caldi dall'equatore comincerebbero lentamente a spostarsi verso l'alto e il basso del pianeta. E nel frattempo, l'aria fredda dai poli si abbasserebbe fino all'equatore. Questi cambiamenti negli schemi del vento avrebbero conseguenze disastrose, porterebbero a tempeste e all'innalzamento delle temperature in tutto il mondo. La tua casa estiva nella foresta potrebbe essere circondata da un enorme deserto e dove una volta c'era tundra congelata, emergerebbero terre coltivabili. Questi cambiamenti distruggerebbero gli ecosistemi in tutto il mondo. Incapaci di adattarsi, le piante e gli animali morirebbero. D'altra parte, i giorni degli uragani sarebbero contati. Le forze di Coriolis creano gli uragani e senza di loro semplicemente non si formerebbero. I cambiamenti del mondo intorno a te non finirebbero qui. Il nostro pianeta comincerebbe a rallentare la rotazione, ma in nessun caso il terreno resterebbe fermo. La Terra è come una cipolla. È fatta di strati, la crosta, il mantello e il nucleo. E se la cipolla che chiamiamo casa rallentasse, questi strati potrebbero non farlo tutti all'unisono. Questo provocherebbe forti attriti tra loro, con altrettante scosse e lava. Il rallentamento annuale sarebbe una valanga di terremoti ed eruzioni vulcaniche. La Svezia, l'Arabia Saudita e altre regioni non avvezze a questi disastri naturali ne proverebbero l'effetto. Se riuscissi a superare questo periodo caldo e traballante, saresti premiato con un pianeta in cui i sismi sono un ricordo del passato. Ora, l'oceano è il luogo in cui assisteresti ai cambiamenti più sbalorditivi della nostra casa condivisa. Sai, quei mappamondi a scuola ti hanno mentito. La Terra non è una sfera perfetta, è rigonfia all'equatore. Questo è il risultato della forza centrifuga causata da, indovina, la rotazione del pianeta. Mentre gira, la Terra viene strizzata e il suo diametro equatoriale diventa 43 km più lungo del raggio polare. Se la Terra rallentasse, la sua protuberanza in mezzo si ridurrebbe. Gli oceani comincerebbero a scorrere via dall'equatore e correre verso i poli. Se vivessi vicino alla spiaggia, noteresti la sua costa retrocedere, un chiaro segnale di qualcosa che non va. Spero che la tua casa al mare non sia nella regione settentrionale del nostro pianeta. Il Canada, gli Stati Uniti e la Groenlandia potrebbero essere inghiottiti dal grande mare blu, come le regioni settentrionali della Siberia, dell'Asia e dell'Europa. Mi dispiace. Le cose sarebbero molto più chiare a sud. Con l'oceano che preme verso i poli, si estenderebbero nuove terre. L'Africa si fonderebbe con il Madagascar. L'Australia e la Nuova Guinea, e forse anche l'Indonesia, cambierebbero. Per la fine dell'anno e con la Terra arrivata all'immobilità, la regione equatoriale sarebbe totalmente prosciugata, lasciandosi dietro un gigantesco megacontinente. Un pezzo di terraferma così grande che circonderebbe l'intero globo, dividendo l'oceano in due.
Lo chiameremo The Ring, l'anello. No, non quel ring. Questo è letteralmente più dirompente. Questa gigantesca massa di terra ti permetterebbe di camminare lungo l'intera striscia dell'equatore. Le agenzie di viaggio capitalizzerebbero sul mega continente per offrirti pacchetti di trekking lungo la circonferenza del pianeta. Dimenticati l'Everest. Se riuscissi in questa monumentale azione eroica, potresti vantarti con i tuoi amici di aver conquistato l'anello. Naturalmente, non saresti l'unico a farti avanti per questo viaggio. Più lentamente la nostra Terra gira, più lunghi saranno i giorni e le notti. E una volta che la rotazione si fermasse completamente, un giorno sulla Terra durerebbe 6 mesi. Durante i cicli di mezzo anno, il pianeta vedrebbe fluttuazioni di temperature estreme, da un gelido meno 55 gradi centigradi a un torrido più 55 gradi centigradi, per non parlare della completa rottura dei nostri ritmi biologici circadiani. 6 mesi di buio potrebbero portare all'impennarsi di deformazioni scheletriche e problemi dentali, grazie a una globale carenza di vitamina D naturale. Potresti anche aspettarti l'arrivo di disordini emotivi stagionali, con sintomi come perdita di energia, dormire più del necessario e sentimenti di rassegnazione. Quindi, viaggiare sull'anello avrà a che fare sia con il restare nel giusto punto climatico che con l'intraprendere un'avventura. Non che la gravità sarebbe dalla tua parte per questo. Se la Terra rallentasse, noteresti che sarebbe più difficile muoverti. Non sembreresti più pesante, ma la tua bilancia la penserebbe diversamente. Questo perché una Terra che gira produce una forza centrifuga verso l'esterno, che cancella una porzione della sua gravità. L'assenza di rotazione significherebbe vivere l'esperienza della spinta gravitazionale completa. Con questa arriverebbe la sensazione di sentirti come se avessi messo su qualche chilo in più. Get off the scale. Alla fine le cose peggiorerebbero. Il campo magnetico del nostro pianeta, in parte prodotto dalla sua rotazione, scomparirebbe e ti esporrebbe a delle pericolose radiazioni solari. La civiltà umana sarebbe in balia di frequenti interruzioni di servizi vitali e irreparabili danni a reti energetiche, connessioni internet e sistemi di navigazione. Ma se la Terra smettesse improvvisamente di girare durante la notte, uno smartphone difettoso sarebbe l'ultima delle tue preoccupazioni. Tu e anche la crosta del nostro pianeta sareste in un bel pasticcio. Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se... Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di Cosa succederebbe se...